un'aura quasi giocosa, perché se tu ricordi, da pupazzetto in moto ti trasformi in essere vivente e sei comunque un Gesù Cristo sbarazzino. Sì, che in qualche modo si diverte a fare dispetti a quel signore rozzo e intollerabile che sarebbe suo padre. È un fricchettone. Esatto, è assolutamente un fricchettone. E quindi mi sembra una scelta azzeccatissima. Tutti i fricchettoni che si rispettano spariscono, ma sono sempre dentro esatto, casa. Esatto, non riesce a liberarsene del tutto. Si apre un passaggio, qualche ora e sei fuori. Quindi, come vedi, lui ha con la sorellina minore proprio un rapporto da fratello maggiore, sì, regolarissimo, sì. Semplice, diretto, senza nessuna aura di santità. Sì, è un dialogo fra fratelli. Ehi, hey, JC. Ciao, sorellina. Ciao, JC. Per uscire. Oh, mi raccomando, così papà stai una merda. Quel divertimento deve essere l'elemento fondamentale. Certo. Io consiglio e do sempre a chi non ha tantissima esperienza, prova ad attivare i distretti muscolari che attiva l'attore nella scena. Okay. Se lo vedi fare così, è chiaro che tu non puoi fare tutta la piegatura, certo. Però un po' attivi okay. E diventa più credibile tutto il gesto vocale, perché okay. Inevitabilmente i muscoli si contraggono e assomiglia a quell'azione. Ok. Trova qualcuno che lo faccia per te? Credi che il mio l'abbia scritto da solo? Una S che ha forato. Vocalmente non è nessun problema, perché secondo me come pasta vocale lo copri benissimo. Quindi divertiti a essere lui. Ci proviamo? Vorrei vedere. Dai, con grande gioia. Grazie mille. Sono contento. Andiamo. Caso nell'archivio di papà. Che comincia con la testa ed è fatta. È già molto carina. Fai sempre lavorare questa parte alta. Se senti che lavori qua e fai gli occhietti stretti, vuol dire che stai articolando bene. Devi fare gli occhietti da cinese. Ok, grazie. Il vecchio perderà ogni credibilità. Sai come si incazza? Che idea geniale! Fantastico! Bellissimo! Oh, ha detto benissimo. Bene, no? Ti accorgi che una era carina, tra l'altra è un pochino più assinchere, quasi che una l'altra ha pronunciato, ha iniziato a prendere dei fegatelli, comunque esatto, devi avere. Alla fine ci fai il patè. Esatto. Almeno oggi sei entrato in questo mondo. Sì, ma come esci? Questo fresco.